Ed eccoci qui ai momenti che contano davvero, alla prima semifinale, quella che vi proporremo sul canale di Fibis TV in diretta dall'SD Borgo Nuovo di Settimo Torinese, la semifinale della quinta prova Fibis Open stagione agonistica 2017-2018. A commentare con me questa, speriamo, splendida partita, il mio inseparabile socio Nicola Biondi. Ciao Gianluca e buonasera, buona serata, una serata di grande biliardo. Gianluca, ormai è tutto il giorno che siamo in diretta, questa mi sembra che sia la settima partita che vi proponiamo oggi, è la semifinale dove Marco Lin si gioca tutta la stagione. Si gioca tutta la stagione, si gioca una parte della carriera, Paolo, perché dai conti che abbiamo fatto, e adesso durante la telecronaca saremo più precisi, vincendo la prova Fibis Open, Paolo Marcolin balzerebbe al secondo posto in classifica e quindi accederebbe di diritto alla categoria dei professionisti. Ha da chiedere di meno Rossano Torre, se non un buon risultato e la possibilità di vincere, di scrivere il suo nome nell'albo d'oro delle Fibis Open. Due giocatori, entrambi colpitori molto brillanti. Qualche anno in più di esperienza, specialmente in grandi palcoscenici per Paolo Marcolin. Che non a caso come soprannome ha il genio, perché effettivamente Paolo, nelle situazioni particolari, ha delle soluzioni veramente belle, veramente valide. Pallino da 4 per lui su questo 2 uomo di 3, palla intercettata dopo una. Classica figura dove la palla avversaria rimane praticamente adesa alla sponda corta. Vediamo se Torre gli mette subito sotto il braccio. Ricordiamo che Paolo Marcolin è l'attuale campione italiano dei Master in finale contro Daniele Montereali l'anno scorso al Palavela di Torino. Daniele Montereali che è il primo già promosso, perché sicuramente il primo nome dei professionisti lo conosciamo ed è il romano palermitano di Cerda di adozione, Daniele Montereali che torna nella sua categoria di appartenenza. Marcolin di sponda crea questa figura di doppio traversino che è un'eventualità del tiro. Sì, secondo me stava giocando, pensava nella sua testa di giocare la Z, però entrando troppo, anziché fare due lunghe, se ne può fare tre e marcare Berilli lo stesso. Questo succede quando l'angolo tra le biglie non è molto abbondante, se l'angolo è più alto, chiaramente facendo questa figura si perde il controllo della battente. Gli risponde subito Rossano Torre con questo bel giro scorrente, 6 punti per lui. Non riesce però a portare la sua biglia nell'angolo, si espone a questa garuffa per Marcolin che deve stare sullo stretto e aumentare la forza. Marcolin tradito un pochino anche lui da quell'angolo che ha tradito tanti giocatori, caratteristica dell'angolo di sinistra in alto adesso rispetto alla vostra inquadratura, di respingere un po' la biglia, di perdere un po' traiettoria. Torre sullo stretto passa di fianco al pallino a Birilli e poi al pallino, bricolla adesso per Marcolin. Si manterrà dal giusto allo stretto Marcolin, che prende un friso di palla, sbagliando di così tanto ha costruito una buona difesa, la bricolla esiste ma il passaggio al pallino è radente. Torre dovrà mantenersi probabilmente sul largo della palla a costruire anche una buona difesa trasversale. Intanto sul biliardo nella sala attigua l'altra semifinale è in corso tra Della Torre e Auletta, quindi un grande ciccio Auletta
che tira fuori una prestazione importante, e Stefano Della Torre, che era molto attardato in classifica, l'ultimo delle teste di serie in questo tabellone, che ritorna invece in tranquillità e addirittura ha staccato un biglietto per il campionato italiano dei master, dei nazionali, scusate. Partecipano al campionato italiano nazionali i primi 12 giocatori della classifica, che non devono affrontare il turno preliminare. Gli altri 16 invece dovranno arrivare a scremarsi fino a diventare 4, unirsi ai 12 già qualificati per formare poi un tabellone a 16 che ad eliminazione diretta decreterà il nuovo campione italiano della categoria nazionali e l'ultimo dei professionisti. Marcolin, traversino di 3 passate e mezzo. Qui pensava già di aver marcato il filotto Marcolin. C'è stata una leggera imperfezione del tavolo che non ha dato il filotto in terza passata. Ce la fai vedere al replay? Più che leggera. Questa palla tornata dritta sul 2. Torre angolo pallino 4 per lui. Tutto perfetto per Torre, realizza 8 punti, bravissimo Rossano. In fiducia Torre, perché prendere questa porzione di palla con tutto quell'effetto che era necessario per far deviare dopo l'impatto con la corta, la battente al pallino da 4, non era per niente semplice. Unito a questa forza importante che doveva attribuire alla palla avversaria, Marcolin si disinteressa del pallino, sta sui birilli. 3 birilli per lui. 3 birilli per lui, 8 punti. A stare sul pallino avrebbe dovuto aumentare tanto la forza, sì, quindi avrebbe pagato giro e pallino da 4. Esatto, quindi non ha rischiato di farle eccessivamente largo. Marcolin a più 12, 26 a 14, bricolla a favore di Rossano Torre. Stretta. Stretta, conduce le biglie in difesa centrale. Pallino che oscura la traiettoria della garuffa, al volo Marcolin dalla lunga di destra. C'è stato un qualcosa che ha disturbato Paolo Marcolin. Sì, si è rialzato. Un orologio che suonava. Era un angolo che tra le biglie iniziale che può portare a prendere rimpallo, sì. È quasi imponderabile. Sfaccio per Rossano Torre. Che decide di andare subito sul filotto, non riesce a marcare il filotto in prima passata, marca solo 2, si appoggia anche al pallino da 4, 6 in totale, si porta a 20, adesso giro per Marcolin. Con ogni probabilità giocherà con la forza della corta opposta all'avversaria e la sua non la farà saltare nel mezzo al biliardo, ma la manterrà nella zona appena dietro al pallino. Eccola qua. Che bravo Paolo. Capolavoro di Marcolin. 4 punti e steola per lui. Ringrazio anche Marcolin per aver eseguito il tiro che avevi pronosticato. Sì. Forse Steola non l'ha fatto, ha lasciato qualcosa. Addirittura raddrizzata, non l'hai mai detto. Qui l'ha piantata. Qui ha lasciato andare il braccio. È una steccata rigida. Un po' rigida. E quindi una steccata rigida sicuramente non favorisce l'apertura naturale a M verso il castello. Si fida Marcolin. Batte lo sfaccio, diminuito di forza, seconda e terza, evita il rimpallo. Vediamo se sviluppa la biglia bianca verso il filotto. Il filotto c'è. Perfetto, 8 punti Paolo per Marcolin. 38 a 20, la forza delle 3 passate
e diminuendo la forza è molto più facile svilupparla. Il primo esempio lampante è questo. Tutto veramente perfetto qui per Marcolin. Torre, qualora decidesse di battere, sotto sponda 18 punti. Tiene bassa la stecca. Prova a scendere. Gioca di due passate a scendere, ma non c'era proporzione. Non c'era proporzione. Forse no. A fare filotto di prima potevi sperare di arrivare al centro della corta con la tua biglia, ma tornare in difesa era davvero difficile. Marcolin, subito sul filotto di prima, praticamente senza effetto. Prepotente questa steccata di Paolo, che va dal sodo e realizza 10 punti, si mette a 48, sfiora anche l'impatto col pallino, 48-20. E posizione di steola cinese per lui. Guarda come è uscito dritto con la steccata. Marcolin, colpitore eccezionale. E ti dico anche un'altra cosa, che rispetto a quando era ragazzino ne fa pochi adesso. Il filotto di rimpallo per Torre, che è molto fortunato. Sì, più che fortunato Torre, che 11 punti, 48-31. Pensava di sbandare, quindi sbandare di più, quindi aveva mirato una porzione grossa di biglia, ma sì. Ma lì non si sbanda, lì si scarta, A parte si è andato di colpo sotto, sullo stretto Marcolin che gira dietro a questo pallino. Mamma mia, che brutta notizia questa. È un errore abbastanza importante. Qua Torre, se vede questa soluzione, però la sta tagliando tanto, quindi lo rinuncia al pallino, gioca angolo a mantenere le biglie, la gialla nel quadrato di sinistra. Però dando quell'effetto si allarga tanto. Rimane invariato il punteggio, 48-31. Probabilmente lo giocherà, ma lo giocherà a prescindere, al limite lo realizza il 4, il 3. Sicuramente gioca a girone. Ci sta, vediamo dall'altro. Gioca a girone, sta puntando a girone. Visto l'errore, e allora l'ha giocato passava bene. Pensavo che avesse visto l'arrivo sul pallino delle 5 sponde. Ha giocato lo stesso colpo del giro precedente, quindi ha cercato di non entrare molto nel biliardo con la battente e di allungare l'avversaria, lasciando 2,5 metri tra le biglie, quindi difficoltà. Torre che è sicuramente sotto i suoi standard di colpitura in questo momento, anche per il fatto che Paolo lo mette sistematicamente a 3 metri di biliardo. Sì, e non mai con la sua biglia al centro. Se ci fai caso cerca di lasciarla sempre all'altezza del massimo del primo diamante, quindi lascia sempre un tirone da fare. Vediamo se ci va di giro a tenere. È stato l'effetto buono. E infatti si è chiusa. Qui Torre deve cercare di mettere in difficoltà Marcolin. In questa posizione cosa giocheresti? Ma fammela vedere dall'alto. Infatti io giocherei bricolla. Anche perché una steola, anche la dovesse fare, non si fa una grande steola, cioè la nostra bambuca, quindi dai, facilmente prendibile dopo. Oltretutto non è detto di fare la steola, perché no, bellina, cioè bellina, ma no, è già così, farla rialzare non è poco, già così ha fatto una gran cosa secondo me. Bravo davvero Rossano. Io avrei giocato bricolla sull'arco, non si è affidato solo al pelo di biglia. No, no, ha dato una forza per staccare la sua dalla buca, sì. Giustamente. Questa è veramente una nota di merito per Rossano,
che nonostante la giù. Vede palla, Marcolino, non l'ha fatta. Ah, vede per fare questo. Seconda palla, sì. Una nota di merito per Rossano che non ha capelli bianchi, quindi queste sono conclusioni molte d'esperienza. Eh sì. No, non ne ha proprio Rossano, non penso arrivi ai 30 anni. No, anche io penso abbia 24-25 anni massimo. Cerca di costruire questo angolo di parabola. E pallino da 4, gira dietro a pallino. E qui quell'esperienza che dicevamo è venuto un po' meno, no? Pallino da 4, ci stavo ben lontano. Beh, bravo, ci stavo a 13 km. È stato bravo. Marcolin, aiuto. Marcolin, sei. E qui i brutti pensieri ti vengono. Anche tu fossi uno che non ci crede, che non chiede, qui un brutto pensierino ti viene per forza. Guarda che da lì, da dove arriva, è no, ma poi col birillo ti porti dentro il birillo a quei due, sì. E il birillo bianco si ferma sul rosso, cioè, quindi c'era anche l'opportunità di scambettare con il birillo che la giantella avevi riportato dentro al castello. Non è che sia un segnale. Vedi alle streghe, è un casino. Non proprio. È un segnale eccezionale. Si può dire, mi è scappata. Ma... No, casino si può dire. Italiano. Si può dire. Buon per lui che torre, non ne approfitta. E Paolo qua deve prendere un bel respirone, perché non è scontata questa chiusura. E qui non scappa più. Eh no, anche perché gli mancava solo un birillo. Adesso può passare in mezzo quanto vuole. Esatto. Bravo Paolo, 1-0 per Marcolin al primo set. Intanto nell'altra semifinale della Torre, avanti 1-0 con Ciccio Auletta. Può credere davvero anche ai mostri a passare in mezzo in quel modo. Marcolin all'acchito della seconda. È incominciata da poco l'altra. Il secondo set dell'altra semifinale. Si può dire 2-0 per i Varesotti. Sì, è Lombardia Campania. Lombardia. No, Lombardia no, è di Caserta. Auletta. È di Frattamaggiore per la precisione. Marcolin garuffa, aumenta benissimo la forza, ottima questa conclusione di Paolo. Garuffa a disposizione anche di Rossano Torre. Buona l'uscita. Buona anche per il lui. Campano, sì. Un bel botte risposta su queste due garuffe. Tre sponde di calcio con avversaria sullo stretto del castello per Marcolin. E stavo dicendo che non mi stupirebbe se si indirizzasse per le cinque sponde. Questa larga non è. È la graffia. Fortunato qui Paolo. La graffia ed è passato piuttosto vicino al pallino all'andata, quindi non c'era questo gran passaggio. No, è passato abbastanza. Il ritorno, vediamo. Vediamo al ritorno, Mirko, nel secondo passaggio? No, aveva. C'era. Aveva una palla e mezza abbondante.
precisissimo invece Torre su questa bricolla, 6 punti, apre le marcature in questo secondo set. Bricolla anche per Marcolin. Nel cuore del castello anche lui, e 6 punti anche per lui. Si va a braccetto nel secondo set. Come si va a braccetto nel secondo set anche tra Della Torre e Auletta, 12 pari. Tre sponde di calcio adesso. Non facili da leggere perché si parte lontano dal castello. Oddio. Molto più facile leggerla quando sei intorno al castello. Il riferimento della partenza dell'angolo è un cesto. Questa è una cosa che mi ha sempre detto Scifalà. Beh, vicino al castello è facile da leggere perché hai il parallelismo dei birilli e qui siamo perfettamente d'accordo, ma la partenza... Da... meglio il quadrato, insomma. Ok, però la partenza dall'angolo è un punto di riferimento dove hai una battuta, dove una palla ragionevolmente è grande un quarto di diamante abbondante. Non mi fare scuola, l'ha detto Scifalà e quindi non si discute, ha ragione Scifalà. Sì, sotto il castello ha ragione anche... Era lontano dal castello e quindi... Non però aveva la partenza dall'angolo. Ma se Scifalà ha detto così, è così. Ah, per forza, perché tu capisci qualcosa di trasponde di calcio. Però ah, io no. Mi ricordo le cose che ha detto Scifalà, quindi no, sulle cose sì, che infatti, ha detto Carlo non si... Le nozioni si danno in base al livello dell'allievo, quindi... Per te, per la tua nozione che hai di tre sponde di calcio, già dirti quello era una cosa più che sufficiente. Senti, vuoi continuare oppure vuoi pensare a fare il commento della partita? No, è che sentirti disquisire di tre sponde di calcio... Mirko, mi chiami Lucio, per favore? Rizzica? Due passate, no, la giocata bella questa, di tre corse, colpo in testa ed effetto contro per creare questa falsa parificazione, molto bella questa esecuzione. Sì, anche perché si garantiva il realizzo e poi una posizione abbastanza simile delle biglie. Era sicuro di realizzare 10. Perché tanto la sua non poteva correre più di tanto. Dando una passata in più. Anche perché l'altro doveva dare due passate e mezzo, doveva metterla quasi dentro il castello. Con tanto rischio di fare due. Fa 8 invece su questo giro a tornare indietro, pallino da 4 e birilli per Torre. Di qualità anche questa sì. Esecuzione. Traversino di mezzo colpo di prima per Marcolin. Dovrebbe fare una specie di 20-20 qua, esatto. Gli è partita un filo timida, anche un coccio scarsa volendo. Sì, secondo me è più un errore di forzione che di... No, la forza era valida. Timida nell'esecuzione, partita non una steccata brillantissima. Pallino 3 per Torre. A farlo risollevare e a cercare una parificazione. Pallino 3 probabilmente anche per Marcolino, a passargli immediatamente accanto. Gli passa accanto e dalla forza della lunga fasteola e se lo urta. Marco. Lo segna. Marcolino 3. Pallino 3 forse anche per Torre. Non è brutta anche di 2. Secondo me si deve spostare tanto se vuole marcarlo. A giocarlo da corta a lunga si deve spostare tanto. No, io dicevo veloce a creare la diagonale del traversino. Corta, sì, lunga, veloce. Ah, un bravo. Girone. Tirato il arrivo 3. Sì, bravo. Stava dietro, eh? No, secondo me lo batte il pallino, però sì, è una bella soluzione lo stesso. Secondo me l'unico difetto di questo tiro è che è partita leggermente corta. Sì, se avesse dato più forza. Veniva più larga e poi ci poteva andare. Doveva crederci un po' di più su questa conclusione. Al momento che la scegli la devi tirare. La devi tirare. Marcolin, 2-2-4, non ce ne sono più.
buona comunque la conduzione delle biglie, battente pilotata quasi nel centro del biliardo. Sì, vedo una porzione di biglie adesso, torre, ma solo per la difesa. È un ipotetico pallino da 4, ma è uno spillo, quel pallino da 4. Tira la stretta. Ma la vede sta palla? Ah, la vedevo anche per il rovescio. Mamma mia. Qui per evitare il rimpallo era quasi impossibile. Già secondo me ha tirato fuori qualcosa di veramente bello, Fatta rientrare di steccata, che bravo. È un bel colpitore, lo so. Sì. Mano sul panno, striscione. È devastante. Striscione per Marcolino. Costato largo. Costato largo, infatti arriva un 7 sponde stretto, vediamo se raccoglie qualcosa Paolo, no? Passa di fianco al castello, ma non ne realizza niente. Era impostato largo questo striscio e quindi... La tipica figura dove se passi abbondantemente largo dallo striscio poi fai il 7 stretto, sponde stretto. A meno che tu non... Perché ha fatto praticamente cambio palla, Sì. Seconda e terza a sviluppare per torre, che qui invece la rigidisce troppo. Questa Gianluca l'avrei incrociata. Sai che ho l'impressione che anche lui l'avrebbe incrociata e l'ha presa grossa. Perché la steccata. La staccata da incrocio. La staccata da incrocio. Non è da progressione, a maggior ragione con la palla avversaria. Bravo, vicino alla sponda. Pesa grossa, sì. Marcolin gli presenta il conto con questo traversino. Sì, ha badato a marcare qui Paolo, era difficile riportare a posto. Qui però una bella opportunità per questo angolo. Golo passante, arrivo pallino 3. Sì. Deve concentrare a prendere il diamante sulla corta. Ci ha sentito, sai? Eccolo qua. Bravo Rossano, perfetto. Bella anche la forza. 11 punti. Capolavoro di Torre. Secondo me il tiro più bello di Torre dell'incontro. Più semplice di quello sfalcio sicuramente, ma questo tutto perfetto. Vediamo se Paolo si fida o se tiene l'avversario a bada con un passaggio. Ha giocato la raddrizzata di prima di un passaggio che secondo me però... No, questa non mi è piaciuta, no, perché no, se andava a finire nella buca opposta al pallino... È vero che è piccolo quel pallino, ma si può pagare lo scatolino, sì, lo spondebiglio. Ma... Per una volta Paolo non mi è piaciuta la scelta ed è una cosa rarissima. Con queste biglie è difficile questo tiro. Guarda e qua. Glielo fa pieno. Guarda qua. Guarda glielo qua. Glielo fa pieno, 6 e 3, 9 per Torre, bravissimo Rossano, 11 prima e 9 dopo, più che altro perché è difficile con queste biglie questo tiro. È uno dei tiri che è diventato, è un tiro che è diventato uno dei più difficili. Sì, perché io penso che Paolo non l'avesse sicuramente concepito stretto, voleva arrivarci lui a quel pallino da 3, ma esatto. si apre male la traiettoria della biglia avversaria quel tiro. Prima facendo il 3 andavi quasi matematicamente al 10 della lunga, sì, con la sua. Sì, sì. Di parabola, bravissimo, grande risposta fuori in un modo elegantissimo Paolo e Rossano Torre si sì, batte sul piano, sul panno. Ho detto sul piano e sul panno, dicevo sul tavolo, l'ho indovinata con 3 questa qua. Passaggio, spondebiglia. E qui se difende, vediamo dove va la bianca. E qui Paolo se la deve guardare bene. Questa occasione è importantissima, lo può riportare subito nel set. Ci ha mancato un niente. Sai secondo me cosa è mancato? La forza, un goccio di forza. Avrebbe chiuso meglio. Di più.
avrebbe chiuso meglio la traiettoria e se fosse andato più lungo non avrebbe pagato questa bricolla, ma di nuovo uno spondebiglia brutto, un passaggio sul largo, sì. In partita un velo corta. Questa partita bene invece, però partiva da sottosponda, non era facile. Rischia il richiamo dall'arbitro, Paolo. Infatti se ne accorge e leva la stecca dalla punteria. Non è possibile per il regolamento FIBIS appoggiare la stecca per puntare, se non per qualche secondo quando si usa, quando sia molto scomodi o quando si usa ad esempio lo steccone. Cosa giochiamo? Io ho un tiro che qua gioco spesso, ma che non ti piace, lo so. Gioco il traversino stretto a ritornare lì con la palla battente. Non me lo dire neanche, per favore. Ho mangiato adesso. Ma non dire, io gioco spesso. Non me lo dire neanche. Però non so neanche se c'è. Ho mangiato adesso. Perché ci sta che si rimpalli con l'avversario così distante da sponda. Dio. Vediamo il bilanciamento delle forze. Io pensavo che giocasse la misurissima. Cioè, qui si è proprio tenuto su quello spillo di pallino. Giro per torre. Diminuirò la forza. Bravo Rossano, assegno. 8 punti per torre. 56-35. Non era eccezionalmente facile da quadrare, perché aumentando la forza ci si poteva legare molto alla corta. È vero che si appoggiava la contraria sponda corta. Marcolin, 2 punti sono buoni su questa esecuzione. Certo che torre è a meno 4 dalla conquista del secondo set e quindi dal pareggiare i conti. Ah, senti là, mi dicono che torre. Ma sai di che anno è Rossano Torre? Penso che sia un 90 e qualcosa. Allora, Rossano Torre è del... Intanto chiude il set a suo favore, bravissimo. 1-1. Non ci crederesti, ma è dell'85. Dell'85? Ha 33 anni, portati come... Sembra un bimbetto. Davvero. Tra l'altro vedo anche... Diciamo 10 anni meno, davvero. Sai che cosa giustamente mi ha ingannato? Il fatto che, se vedi, ha la fede. Io gliene davo sicuramente molti, molti, ma molti meno. Complimenti. Evidentemente è l'aria di Salerno, di Battipaglia per la precisione, che mantiene giovani. Marcolin invece ha appena passato i 40 anni, del 1977, ne ha 41 per la precisione. Mezza garuffa per Torre in risposta alla mezza garuffa di Paolo Marcolin. Sul largo. Difende ed è una gran bella difesa. Marcolin è costretto a un disimpegno per niente facile dalla lunga di destra, caricando la palla battente di effetto, stando più alto con la battuta. E questo è uno dei disegni possibili
questo, generare questa traiettoria di angolo di passaggio, quindi con passaggio anticipato della battente sulla linea di rimpallo di intersezione delle traiettorie delle biglie. Bravissimo Paolo. E adesso Torre, impegnato ad una bricolla di parabola. Intercetta la palla sul largo, apre le biglie ad occhiale, c'è possibilità di manovra dalla lunga per Marcolin, ma penso solo ed esclusivamente in chiave difensiva. Vediamo se lo gioca alla Martinelli. Calcio di pelo? No, gioca direttamente il pelo. Allora aveva un'ottima porzione di palla disponibile. Come ottimo è il disimpegno. ...24-44 intanto nell'altra semifinale a favore di Auletta, 1-1 il computo dei set. Torre, due a scendere con il pallino in posizione, offre tanta protezione. E infatti la protezione è arrivata, non è una protezione, non è grandissima. Di calcio però. Di calcio Paolo ci può andare di leggero effetto buono per stabilizzare tutto. E darà la forza oltre il castello di una quarantina di centimetri, anche sì. Più. Sì, secondo me l'aveva proprio giusta, che non importava neanche dargli l'effetto. L'incastro preciso, infatti è andato senza effetto. Ma probabilmente un goccino gliel'ha dato, ma serve proprio, come dicevi, sì, per stabilizzare l'urto delle biglie. Torre al volo di una, trova l'avversaria piena. E si salva. Marcolin, garuffa per lui. Sullo stretto. Appoggia la battente alla lunga. Qui dovrà andare di schiacciata Rossano Torre. Sceglie la traiettoria di tutto effetto. Sullo stretto difende. Forse un filo lunga. Pezzino di effetto contro. No, no, anzi, gioca di effetto buono. Di effetto buono. Che bravo Paolo, anche se questa gialla arriva pericolosamente verso il castello. Pensavo ci fosse una diagonale molto più aperta vedendola dalla frontale. È il fatto che non ce l'aveva probabilmente di normale, senza effetto. Ma giro di schiacciata dovrebbe sì. Andare nell'angolo però con la battente, eccolo qui, bravissimo, bel trattamento questo, sì, visto come ha penetrato bene dentro la stecca. Così importante è l'ultimo movimento, c'è la velocità della steccata che deve aumentare proprio dalla mano alla palla nell'ultimo brandeggio. Questa velocizzazione fa sì che anche su una porzione di palla più grossa la traiettoria della contraria tende a chiudere. Bricolla per Torre. Uscita intorno al 17-18 della sponda lunga. E quindi come battuta in corta, battuta sembra buona sul largo e apre le biglie in difesa. Una gran bella difesa. Sta giocando molto bene Rossano. Stanno giocando bene entrambi, ma un buon Torre.
Marcolin si sfaccia, si appoggia al pallino da 4. Bella uscita questa. Candela di misura per Torre. Prende perfetta. Due punti per lui. La forza subito dietro al castello. Qui qualcuno ha parlato. Che fa male. Qui qualcuno ha parlato, eh? Chissà che non sia stato quel signore che gioca contro l'altro Vare sotto. Bravissimo, ha parlato proprio lui, perché stavamo parlando a tre. Proprio con lui e Auletta prima. E qui non si salva Marcolin, pagherà il traversino di sfaccio. Il pallino non penso che dia nessun fastidio ad andare in corta, chiaramente. Non gli passa distantissimo, eh? Se la piglia scarsa così, un erroraccio qui di Torre e gli va di lusso, secondo me. Relativamente, mi sa che c'è il giro, eh. Cioè, gli va di lusso perché non ha bevuto. Uno. E poi il giro... Non è che passi così splendidamente. No, no. Eh? Allora, mono soluzione. No, no, lo vedo. Ma poi non la vede da giro, Gianluca. E allora striscio di misura. Sì. Striscio di misura di passaggio. Oppure c'è anche il girone, ma è... Ah, brutta, a mettersi sul terzo tanto. Diamante, tornare indietro non mi piace, non mi entusiasma il girone, infatti alla fine poi penso che vada o nella parificazione. Ah, anche questo, ha giocato il pallino da 3 di ritorno per fare Steola, non lo impatta, però Steola lo fa lo stesso. Bravo, bravo Paolo, bravo. Ce la fai vedere a replay questa? Perché voglio vedere a quanto è passato dal rimpallo, perché la doveva scarseggiare tanto, eh? Eh sì, rimpallo dopo che la tua ha battuto sulla lunga. Sì. In appoggio Rossano Torre. No, c'è passato tanto lontano. Sai quando si rimpalla? Quando sono più di traverso le biglie devi tagliare. Sì, sì. E allora rischi che nel pelo di palla si corrano immediatamente incontro. Così se è più frontale è chiaro che parte più veloce l'altro. Sì, sì, c'era tanto angolo sulle biglie più dritte. Biglie più dritte, se prendi la palla molto, molto, molto fine con sì. Tanto effetto rischi. Solito con l'effetto buono, perché batti la lunga e vai più esatto. Nella traiettoria dell'altro. Risponde palla di parabola per Torre, non intercetta una buona porzione di palla, non si salva. Giro a disposizione di Marcolin. Sei sicuro il giro? Giro a sì. Parificare sulla lunga. Sì, sì, sì. Sembrava ci fosse una diagonale più da possibilmente trattabile anche dal traversino. Si è fatto buono anche il pallino, Paolo. Però, si è fatto buono anche il pallino. Due rossi per Marco. Capolavoro, favolosa. Favolosa questa esecuzione. E ha sfruttato il fatto di esperienza, Paolo, ha visto che questo biliardo tende a non ingaruffare molto e che ci poteva essere questo sviluppo sul pallino da 3. Vediamo se c'è il replay della conclusione di Paolo. No, non è mica andato distantissimo. No. Però guarda, anzi, che bravissimo Torre. Bravissimo Rossano, che controllo. Dopo aver subito un 13 poi, Gianluca. E che 13? 2 a mo' di 3. Si manterrà direttamente sulla biglia, chiaramente non c'è lo spazio per l'entrata. Aia. Qui il punto marcio. Questo punto non lo puoi calcolare, eh. È l'unico punto, tra virgolette, a perdere. Sì, però perché... c'è quel pallino, dai, che lo aiuta
lo difende dall'area drizzata. Ma sai che qua non c'è niente di quel bello. Quel punto lì è imponderabile. Sì, di solito lo ponderi un po' meglio se proprio la imposti sulla palla. È buono anche il rimpallo su quell'esecuzione, lì vieni via con la tua dalla lunga. E a volte, pur sapendolo, pur avendo capito anche la rispondenza della lunga, lo prendi pigli lo stesso. Pigli quell'ingresso lì che, di cui non ti fai niente, non te ne fa di niente. No, una cosa te ne fai. Una ragione. Sì. Tira sul pallino, torna. No, qui ha preso un abbaglio. No, qua non ha so valutato se... che passando dal pallino... Credo e spero che abbia tirato sul pallino, perché... qua non si passava, al limite si poteva fare. No, non l'ha neanche guardato. Faccela rivedere, quando passa di ritorno vicino al pallino. Ora rallenta. Ma torna indietro un pochino, scusami Mirko. No, quella distanza lì, se la si riporta lassù, no, ma è una tangente, no, non c'entra niente. Quella misura lì è più grande di là. Allora, il problema vero di questa esecuzione è che avveniva in un momento dove Marcolini era avanti 31-6, perché se no si poteva pensare a un controllo migliore della battente nell'angolo e tirare proprio sul pallino di intenzione. Però a questo punteggio effettivamente di bello non c'è proprio nulla. Colla per Marcolin sul largo. Due a scendere o al volo? Che dici? A scendere visto la posizione del pallino. Tirato un gran bene, però rimane un tiro di cui non riesco a innamorarmi. Tu l'hai abolito da tempo. Scoppia il castello, Marcolini realizza 10 punti. 41-6, si mette avanti di 35. Tanto 2-1 Oletta su della Torre. Torre. Vediamo se cede questa corta. Non cede. Torre 2. E quel che era prevedibile, perché non è... un pochino anche Torre è un essere umano, si può fare anche due si può fare anche due una volta ogni tanto. Se volete sapere come fare due, telefonatemi, il mio numero di telefono è su Facebook. Biondi ha un blog addirittura. Marcolin a rientrare 2-0-8. Guarda che sto aumentando le medie quasi fino a 3. Questa è una figura, studiatevela e riguardatevela, perché questa figura può accadere senza rimpallare di terza, quando le biglie chiaramente hanno circa un diamante di sfalcata, ma la contraria è molto vicina al castello. In questo caso il 2 largo è comunque parte della ragione del tiro, anzi conduce proprio le biglie in difesa centrale, si fa la fila generalmente di terza, così come l'avete vista eseguita dal fuoriclasse di Sesto Calende. Giochi fatti per questo terzo set. Può chiudere subito con un fisso a girare. Ci dovrebbe essere anche pallino da 4 con tanto effetto, no? Secondo me gli passa davanti. Sì, è messo largo, va, passa la chita del pallino. Esatto. Marcolin. Bravo, socio. Torre, filotta incrociare anche per lui,
subito sulla fila di prima. Qui serve per tenere alto, diciamo, il morale e soprattutto il braccio allenato. 8-2-2 per lui, strike. Formalità la chiusura per Marcolin in questo terzo set, quindi 2-1 per il Varesotto che si aggiudica con facilità il terzo set. Davvero qua Paolo non ha veramente mai sbagliato. Sì, è stato perfetto Marcolin. Ecco, in questo caso vi volevamo comunicare che la Gatto Nero SPA non ha pacchetti a disposizione, cioè non fa ancora i miracoli. Deve segnare 12 punti Rossano Torre e poi sì, un punto Marcolin tanto non conta. Sì. Glielo diciamo Mirko? Mirko Bianchi ci stava facendo notare che Rossano Torre nel parziale non ha marcato i 12 punti. Per la media guarda, punti... Guarda, mi sa che possiamo dirglielo perché ha chiesto pausa... Rossano e in pausa audio, audio andiamo anche noi. A più tardi. I punti di Rossano 12 di Torre mancano. Sì, lo so, non li ha messi ancora. Diciamo in diretta che ci ha sgridato il nostro regista. Sì, io volevo lanciare addirittura l'hashtag. Salvate Mirko Bianchi. Salvate i Mirko Bianchi perché è una genia praticamente. Quella. Sì. Ci ha sgridato perché abbiamo salutato senza avvisarlo prontamente. Sì. Lui ci dice che era nelle immagini, ma noi non ti abbiamo visto nelle immagini, non sei così bello e attraente. No, no, comunque microfoniamo Mirko Bianchi, vi prego, perché... Sì. Gli facciamo sentire questo bel dialetto bresciano. Sì, eh? Sì, sì. No. Non si può dire l'espressione no. Tipicamente bresciana. No. Ve lo diremo a San Vincent. Lo diremo a San Vincent. In una diretta notturna magari, fuori dalla fascia protetta. Giro scorrente a disposizione di Marcolin. Farà lunga e lunga. E il rosso, 6 punti. Perfetta anche questa. La classica figura dove si spinge un filo di più la palla battente per fargli raddoppiare le lunghe, allontanarla dalla zona d'angolo, quindi non proporre all'avversario una risposta facile di scatolino o di spondebiglia, facile sempre relativamente. Disimpegno di spondabiglia per Torre, pricolla adesso per Marcolin. Mi facevano notare, caro socio, da Casarano, se gli insegnavo a fare due. E lì praticamente non c'è prezzo. Sì. Quando appena arriverò in Puglia, insegnerò alla Puglia a fare due, socio. Potrei sconvolgere il mondo del biliardo. Non per loro che hanno quel braccio. Ci sono dei colpi. Patisco tanto, io. A vedere quelle braccia lì, dillo a me che una volta ogni mese, mese e mezzo sono lì a vedere tanti virilli e ancora vedi questa conclusione.
quando noi diciamo che non siamo innamorati di una conclusione, adesso qui dico il ponte sta Paolo ne può far tanti, può riscoppiare il castello come prima. Ah, peccato che si ferma un po' tanto la sua, vedi? Sapevo già. Ma quella tirata di colpo? La giocata di colpo. Ma perché non la si sarebbe fermato anche di colpo in testa? Ma di colpo in testa squarcia di più. Non è la stessa diagonale, no? Sì, no, no, più o meno è identica, vicino a sponda. Non se ne accorge nemmeno la palla. Non squarcia di più col colpo in testa. No, vicino a sponda, no, Nico. Quella forza lì, imponderabile. Lì ha preso un abbaglio nel punto di... cioè, un errore di mira. Però... convieni con me che sotto sponda non è che squarcia di più, è che di colpi in testa sei portato a mirarla quel goccino più scarsa se non rimpalli. Eh sì, però nel senso non è più facile mirarla di colpo in testa sotto sponda. Sai qual è il pericolo del colpo in testa? Che non, non ti sposti nell'angolo con la tua. La tua quando impatta o rimane lì o va verso il castello. Prenderla di sotto, no? Sì, no, no, anche a prenderla di sotto, non ti sposti da lì, eh. Il colpo in testa cammina verso la palla, quindi anche se scappa... era da chiudere, era da aprire questa. No, era dritto. L'ha presa piena Gianluca e ha fatta stretta. Ha fatto cambio palla, eh. Sì, hai ragione, hai ragione. Allora, lui, il motivo non di questo... ha giocato questo passaggio tra pallino sì, e sì, castello? Sì, sì, questo penso proprio di sì. Ce la fai rivedere a replay, per favore? No, un momento, è andato in corto. Questo è da film di Alfred Hitchcock. Ma guarda, sono in diagonale, non c'è tanto spazio, eh. Dallo striscio lo concepisco questo passaggio, ma direttamente dalla porta Gianluca. Cioè battendo in lunga sì, è gestibile, certo. Striscio, con la testa del colpo è gestibile, ma quasi dalla buca, ma arrivare da quasi il primo diamante no, e non incrociare il pallino si fa due filotti, sarebbe 16, sì, sì, sì. E cosa anche lì nel tempo successa, e si è capito che quel tiro si tira, ma si diminuisce la forza e ci si gira intorno al pallino, non davanti, passargli dall'altra parte, certo, sì, sì. No, perché adesso parlavamo e non avevo capito, cioè mi era venuto il dubbio. Ah, di quel traversino. Sai che cosa? Lui aveva la traccia di quello che aveva fatto 10 precedentemente. Più o meno la linea era quella, l'ha tirato nello stesso modo. Adesso Paolo, io penso almeno nel cuore di Paolo ci sia una voglia di andare di là a giocare la finale e poi di andare a letto e di godersi un bel momento. Penso che questo sia quello che passa nella testa a Paolo Marcolino adesso. Doppio angolo a ringaruffare, 8 castello, 8 punti di castello, sempre pungente il nostro regista che dice di là dove, alla finale se qualora dovesse arrivare Marcolino in finale giocherebbe qui, chiunque sì, arrivi in finale gioca. Ma per me è di là. Ah. Spostiamo il biliardo. Allora, lo comunichiamo, insomma, ci sarà da attendere 2 o 3 ore. 2 o 3 ore, ma insomma, ci dovremmo essere. Angolo di misura per Torre, due punti per lui. 14-10. Sono oltre 1000 gli spettatori attuali adesso su Fibis TV, quindi 1000 volte grazie. Marcolin impreciso su questo sponde palla, non difende. E qui girone, se si incoccia pallino si marca e può succedere anche delle buone cose. E poi su questo biliardo questo pallino non si incoccia, perché quella sponda lì, quell'angolo lì tende a squarciare molto. Può fare fissa il pallino traversiamo con la gialla. Sì, sì. Eccolo qua. Oppure prendere torre 5. Adesso pallino siamo... internamente e la gialla verso il castello. Sì, ma tutto sommato. Sì, sì, tiro più che valido e più che giusto per Torre. Ma seconda e terza. Ma tanto difficile, eh. Ma secondo te lo può battere lo striscio di calcio? Tira di una passata. A girare pallino 4, ma è tanto difficile. È
tanto difficile. Accidenti, sera difficile. E allora, se c'era questo, esisteva lo striscio di calcio. Non lo so, perché giustamente bisogna vedere quanto, se c'era quel passaggio, però se metti quello spicchio di lunga e gli dai colpettino, anche se lo fai stretto, cambi quadrato, cioè non importa fare. No, se lo fai stretto, fai pallino da tre. Sì, no, la devi prendere salto scarsa, No, vabbè. Devi passare al terzo diamante per fare pallino da tre. No, quello no, magari non per il pallino, ma per cambiare quadrato alle biglie. Intanto parcheggino, sì, di torre in buca. Mi sa che però allo... La uscita sul pallino da tre. Pallino da tre diminuendo la forza, proprio arrivarci... Bravissimo Paolo, capolavoro. Bravissimo Paolo. I commentatori ringraziano Paolo. Sai che l'ha dovuta curvare un pochino questa veglia? Sai che l'ha curvata così apposta per dargli la forza per togliersi dal centro del tavolo? Ah, ci sta, perché lì è un volo, è battere sul 3, pagare, non dargli la forza e pagare il tiro. Torre non ha messo nelle corde la biglia di Marcolino, la gialla, la rispondenza di questo tavolo, almeno su questa corda. Gioca a tornare indietro e sono perfettamente d'accordo, più facile in questa posizione. Qui cosa ha sbagliato Gianluca? La porzione, forse perfetta, ha sbagliato la porzione di palla, leggermente grossa. Auletta in finale di questa quinta Phoebus Open, alla meglio di Della Torre per 3-1. Dopo essere stato sotto 1-0. Quindi complimenti vanno a Ciccio, al ragioniere Cerasa. Angolo traversato per Torre che spara una bomba. Sai che se io tiro una forza del genere... Arriva l'ambulanza, mi trovano col braccio lì. Da fermo è riuscito a tirare, visto che senza muoversi è riuscito a tirare un missile. Gliela gioca, dici? Due corse. Se la deve stringere è più difficile, se la deve allargare è più facile. Con lo steccone. Con lo steccone no. E gliela giocata, ma con lo steccone, Paolo. Però gliela ha giocata un gran bene. Marcolino. Non è stato preciso sui birilli, ma... Che se ci pensi, guarda, forse la soluzione assolutamente più facile, perché la stretta, non prevedendo difesa, questa ti garantisce un buon controllo, la forza non è, non c'è meccanica, è tutto sommato, se le biglie le lasci un po' lì mischiate. Ti parlo di facilità, è normale che più facile tirando una ad allargare. Questa forza non l'ho capita molto, anche qua si ritorna al discorso, se lo tiri deciso, questa forza è un po' una forza intermedia. O la tiri o tiri altro. Seconda e terza, levare il pallino da 4 con la battente. E lo leva tutto Paolo. Tutto perfetto, capolavoro di Paolo Marcolin. 12 punti. ...31-21. Però è bello, commentare Paolo è bello. Tu chiedi, lui dà. Juventino. 2-3 per Torre. Un po' monopunto palla. Eh sì, anche perché se prende il pallino da 3... questa era una... poteva essere una buona soluzione, peccato che si sia spostato troppo con la via bianca. Sai, questa non l'avevo contemplato. No, nemmeno io. Anche perché io lì vado al volo di una. Sì, di due non ci vado neanche io. Eccolo qua, la stessa posizione di prima. Vediamo se sul 2 largo c'è ancora la possibilità del centro a centro.
Eccolo qua. È rientrato poco. Cosa che, se ci pensi, quando sulla medesima diagonale, se l'avversaria fosse nella mezzeria del biliardo, c'è il rischio di rimpallare di terza, no? Cioè, Marcolin ti ha sentito per far venire fuori il centro a centro, ti ha tirato due l'arco, ha tirato il filotto. È partita un filo più... Ma non ha tirato il filotto, ha tirato i due l'arco per far vedere che poi tornavano al centro. Per darmi per... Certo. Quindi grazie Paolo. Grazie Paolo, anche perché c'è un giocatore della sua sala che viene spesso a scuola da me, quindi a Pavia. Questa è solo apparente fortuna, eh? Esiste questa figura sullo scarso. Sì, sì, fa parte delle rimanenze del tir. Ti dirò di più, che una volta mi è successo anche di giocarlo. Una situazione disperata. Ma poi ti sei svegliato tutto sudato, Sorcio. Gli sai che gli gioca lo striscione a incrociare, con arrivo pallino 3. Leggermente grossa. Questa si sviluppa. Quell'angolo lì. Sì, è vero. Ci vuole un biliardo che ha un minuto e mezzo di panno. Leggermente grossa. Pensa che a me questa soluzione qua, in queste situazioni, mi piace di più del filotto. Ti dà più margine. Sì. Bravo Rossano. Bravo. 8 punti, rientra addirittura sul filotto, sull'altro 2, 10 punti, 35 a 33. Mezza garuffa per Paolo Marcolin. È corta, è un invitantissimo giro, arrivo pallino di 3 per Rossano Torre, che però non, scorrente ce l'ha da lavorare parecchio, eh? Questa è una palla che è più da portare nel medesimo quadrato, difficile a scorrere, deve trovare una steccata perfetta, tipo questa. Questa è già una bella esecuzione. E le biglie lo premiano per questa rimanenza un po' ibrida. Vede palla Marcolin probabilmente per un passaggio difensivo. E neanche semplicissimo da ricavare. Abbiamo uno spettatore nel pubblico che tutte le ore ci dice, ce le comunica, perché ha una simpatica suoneria, un cicalino. Esatto, allora poi gli diciamo che, sì, poi gli diciamo che ha l'orologio che va bene allora. Torre, 33 Paolo Marcolin, 2-1 per il Lombardo. Raddrizzata. Questa era un filotto impegnativo. Era un pelo difficile questa. Sì. Io se tiro questa non prendo neanche palla. Sì, perché si mira fuori. Io non la prendo. Per coerenza però. Certamente. Sono curioso di vedere Paolo. Tira l'angolo, poi si tira lo sfaccio. Potrebbe giocare angolo. Lo sfaccio non è affatto semplice. Mamma mia, cosa tira fuori Marcolin. Capolavoro. Che colpitore questo ragazzo. Questo non era per niente semplice. Doveva prendere quel 2... con un goccio di effetto a destra per incandelare poi la biglia bianca sul centro e far fare 3-2 lunghe con la sua. Qui una roba da manicomio questo sfaccio. Accademia del biliardo. Sai a chi sta andando il mio pensiero in questo momento? Sinceramente di cuore. A Giancarlo.
che è il papà di Paolo Marcolin, che in questo momento sarà aggrappato al televisore a due mani, penso. Giancarlo, tra l'altro, giocatore appartenente ora alla categoria Master e per anni, se non decenni, appartenente alla categoria dei nazionali. Marcolin, traversino, arrivo pallino 4, ma secondo me si rimpalla. Per me, se prende i birilli, arrivano insieme con le biglie sui birilli, sulla linea di rimpallo. Secondo me la deve tirare di due, cioè due. Veloce di due. Non la vede così tanto? L'ha accorciata, però è brutta. Vediamo se riesce a trovare il bilanciamento. Mamma mia, se non rimane dentro. Guarda qui, ha rischiato tanto. Rischiato tanto, ha fatto uno stracapolavoro. Si è preso un super rischio, non un rischio, vuole, un super rischio. Ci vuole praticamente un coraggio dal leone. Sì, e i battiti del cuore che non ci devono essere. Sì, sì. Devi essere tipo Mallorca in apnea. Mallorca, quello... Il sub no, ma conosce solo... No, okay. Rispondo per gli spettatori, che è Mirko Bianchi che mi chiedeva chi, era un sub che andava, che ha fatto anche dei record in apnea, sia in assetto costante che in assetto variabile, se non erro. No, ma Bianchi non conosce... Mallorca? Lo guarda, questo lo cerca sul web. Vedi? Lo scelta Bianchi, su web perché vuoi perdere convinto. 7 milioni di perché cento. Non è convinto, lo cerca su web. Mirko Bianchi è così, Certo. C'ha Google, no, sì. Ci c'ha giochino, è anche un po' permaloso il nostro regista, Torniamo seri perché finale veramente emozionante e qui cade in errore Torre. Marcolin 2. Ti dirò, pensavo venisse di più da come partita. A bere due, bello. Da come era partita. E qui è sotto di una specialità di casa Marcolin. Il giro aumentato di forza. No, giro ammortizzato e colpettino. Ah, di andando piano. Eccolo qui. Il largo gli garantiva il pallino. Vediamo come lo impatta questo pallino. E si mette steola cinese. Ce l'ha una meraviglia quel colpo lì. Anche ti dico, su una porzione leggermente più scarsa di palla, addormenta la sua biglia in modo eccezionale. 48-40. E deve impennare e provarci Rossano Torre, ma. Mamma mia, è difficile questo. Aia. Se perde l'effetto beve. Già prenderla. Bravo. Già prenderla questa. Allora ti faccio una domanda, socio. È già difficile prenderla, quindi se fai il filotto sei fortunato. Ma secondo me c'è una perché secondo me è quasi un tiro nel buio. Non era una critica, era una considerazione a cui credo peraltro. Sì, è di leggera schiacciata ad andare avanti Marcolin. 8 punti e difesa centrale, perfetto Marcolin. Marcolina meno 4 dalla finalissima. Attenzione che adesso si taglia a fette. Un silenzio assordante in sala. La steola cercata di pelo di palla. Rimane corto. Sai che qui c'è il doppio obiettivo, il 2-3 di misura. Mi deve fare un bel respiro Paolo. Tu giocheresti lo sfaccio oppure se sponde a pallino a 4? Io il pallino a 4 se sponde. Soprattutto perché da quel lato li tiro come un cane, quindi lì sei... Io quel 2 lì, perché c'è, a scendere ci sta l'esecuzione,
Io quando ho il 7 tira con lo steccone. Meglio. Con lo steccone al limite di colpo gliene dai troppo. È una, questo è proprio un insegnamento di Carlo, la, l'importanza del 6 sponde nelle chiusure con i vari pallini. Torre, vediamo se rientra questo sfaccio. Solo 2. Torre 2. E qui Marcolin. Marcolin. Qui squarciamo però Paolo, eh? Non rischiamo questo rimpallo, squarciamo quel pallino. Qui deve respirare Marcolin. Molto veloce, E Marcolin va in finale contro Ciccio Auletta, è lui il secondo finalista in questa ultima prova della FIBIS Open. Si giocherà tutto nella prossima partita che vi proporremo in diretta tra poco, dopo la prova a biliardo chiaramente più prolungata di Ciccio Auletta. Complimenti a Rossano Torre per la splendida prova, comunque. Complimenti davvero. Quindi noi andiamo in pausa, nel frattempo potrete gustarvi i replay dell'incontro, sono davvero tanti. Da Nicola Biondi, Gianluca Nascimbene, Mirko Bianchi, il bresciano alla regia per FIBIS TV. A tra pochissimo per la finalissima.